al via ieri la visita pastorale nella parrocchia Santa Barbara di Paternò da parte dell'arcivescovo metropolita di Catania, Monsignor Salvatore Cristina. Il capo della chiesa catanese è stato accolto dalla comunità parrocchiale e al suo ingresso in chiesa, dopo i saluti del parroco Don Salvatore Magri, è stata aperta la cameretta di Santa Barbara con il simulacro che si è affacciato dinanzi ai tanti fedeli occorsi per l'occasione. Molti sono gli incontri previsti in questi giorni con le varie realtà parrocchiali, operatori della Caritas e liturgia, nonché i membri dei consigli affari economici e pastorale parrocchiale, ma anche con i ragazzi del catechismo, genitori e catechisti, non tralasciando la visita agli ammalati. La conclusione della visita pastorale nel 12° vicariato, che comprende Paternò Ragalna, avverrà sabato 21 con una santa messa alle 19 celebrata nella chiesa Santa Barbara. Siamo nell'ottava di Pasqua e questa visita del Vescovo, quindi per noi ancora una volta, è una visita del Signore Gesù che viene a bussare alla porta del nostro cuore, alla porta della nostra vita. Lo accogliamo con gioia, ci siamo preparati a lungo e oggi è un momento di festa per tutta la comunità che in questi giorni verificherà il proprio cammino e riceverà tanto incoraggiamento da parte del Vescovo. Che comunità troverà l'Arcivescovo? La comunità che vive nella quotidianità il suo impegno di testimonianza nel territorio della parrocchia di Santa Barbara, la testimonianza quindi al Vangelo, l'annuncio e soprattutto la testimonianza della carità.